anni fa si vedevano meno, prima che faceste questa vostra attività anche di promozione, diciamo, di riproposta del marchio. E allora ho detto, correva con le macchine e voleva le macchine italiane, era tutto per l'Italia, e poi aveva le motociclette e le aveva inglesi. Beh, allora c'è qualcosa che non quadra, e quindi lì mi sono proprio buttata sull'argomento. E come vedete la copertina spiega tutto, allora lo racconto tanto, ormai o l'avete letto o l'avete preso, adesso io mi scuso, i libri non è che ne abbia portati pochi, non ce ne sono più, questi sono gli ultimi, non ne voglio fare più perché insomma quello era il quantitativo, secondo me è giusto, così uno se lo tiene più da conto se gli interessa. E poi comunque quelli che sono proprio esauriti miei, stiamo facendo, ne ho già fatti 3 con l'ebook, quindi comunque sono rintracciabili la Maserati di Adolfo Orsi, quello di Stanguellini e quello di Vittorio Guerzoni sulle moto mignon sono reperibili in ebook, che è la cosa migliore, così il libro rimane senza avere ulteriore carta. E per cui racconto questa, la racconto insomma, voglio dire, adesso sarebbe bello se uno non l'ha ancora letto leggercelo magari con i propri occhi, e perché è un po' come un libro giallo, però insomma siamo qui per questo e sono venuta apposta, il titolo era eloquente, perciò. Allora, cosa succede? Io ho colto questo. Il 28 marzo, che è una data importante a Modena, perché è il mio compleanno, cioè neanche a farla apposta, è quel giorno. Ed è il giorno, insomma, il 28 marzo del circuito di Modena, c'è poco da dire, ci sono tante belle fotografie. Quel giorno lì corre con una Rouge, sempre, Guglielmo Sandri, che è un ottimo pilota bolognese, che sono quei piloti sciolti che non facevano parte di una scuderia, riuscivano a casarsi per una stagione o due, riuscivano ad avere una motocicletta quando l'avevano, valida, e si presentavano così, ma anche, questo è anche nella storia della Mondial, anche di Remo Venturi, di un sacco di gente, di tanti, di Artusi, quando avevano la moto e poi si presentavano a correre per la scuderia, la moto era loro, oppure loro la prendevano dalla scuderia e la pagavano, e se arrivavano al risultato scalavano delle cambiali, non è che uno andasse a fare i contratti, prendo questo, prendo quello o chissà cosa, cioè era dura per tutti. Poi dopo, se la cosa funzionava, c'erano anche dei premi notevoli, ma non erano tanti. E allora il 28 marzo, sì, diciamo può essere del 32, una data che segna la nascita della scuderia motociclistica, ma in realtà è uno che corre, poi dopo vediamo in retroscena, qui si capisce anche perché questo uno va a correre e nasce una scuderia motociclistica. Comunque anticipo, perché a Ferrari faceva comodo, ecco, il discorso di fondo era questo, faceva comodo mettere un piede lì. Il 17 aprile, quindi pochi giorni dopo, si corre all'autodromo del Littorio a Roma, il Gran Premio d'Europa. Gran Premio d'Europa voleva dire in una tornata unica al campionato del mondo, perché nel 32 l'Europa coincideva col mondo da un punto di vista, non esisteva il Giappone e neanche c'era quel tipo di corsa in America. E quindi un'occasione straordinaria, con tutti i massimi gerarchi, il re, tutto al completo, e si corre nella 175, 250, 350, 500. E quindi è una gara importantissima. Enzo Ferrari non esiste nelle motociclette, anzi, allora non esiste. Attenzione sempre, perché Enzo Ferrari, tante volte si fanno anche delle... purtroppo, anche in posti accreditati ufficialmente, si vede, c'è scritto nelle didascalie, nelle foto, per tirare in quella direzione lì il discorso, Enzo Ferrari che qui da quando era ragazzo sognava di costruire le automobili da corsa, no, ma non è affatto vero, Enzo Ferrari non ha mai sognato di fare automobili da corsa, lui voleva fare o il tenore, o il giornalista sportivo, o il pilota, ha fatto il giornalista e il pilota, il tenore non lo so, non ho mai sentito dire di qualcuno che abbia sentito cantare Ferrari. Può anche darsi, perché lui per esempio anche ufficialmente risulta che non fumava, invece io ho la fotografia dove c'è lui con la sigaretta, quindi anche lì può darsi che fosse l'unica, però insomma anche quello lì. E il costruttore non lo voleva fare, e la scuderia Ferrari è la scuderia Ferrari Alfa Romeo, non è Enzo Ferrari che fa le macchine della scuderia Ferrari, si chiama scuderia Ferrari perché lui prende queste macchine dell'Alfa Romeo e le fa correre. Poi nel 40, quando finisce il patatrac, che poi l'Alfa Romeo non corre più, e poi
va sotto lo Stato, era già comunque in parte sotto lo Stato, fino a quando non verrà data alla Fiat negli anni nel 69, e no, quando è stato nella Fiat più tardi, nell'80, forse un po' più tardi, mi sembra negli anni 80 l'Alfa Romeo. Comunque insomma è stata ibernata, diciamo, in quegli anni lì dal punto di vista agonistico. Lui fonda l'auto aviocostruzioni, perché non poteva, venendo via con la liquidazione che c'era stato, anche lì mi è stato raccontato da chi era presente, questo ve lo posso raccontare così, non l'ho scritto nel libro perché non era documentabile, poi non mi piaceva, mi sembrava un po' di appesantire la cosa, ma ci sarebbe stato a Modena questo litigio terribile con l'ingegnere Ugo Gobbato, vi ricordo voi che è un po' dalle vostre parti, Ugo Gobbato, un personaggio straordinario, è stato anche uno degli artefici del Lingotto, ma comunque un ingegnere formidabile, voi quindi tra il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, avete Caproni, insomma avete della gente in gamba qua da questo punto di vista. E gli avrebbe detto tipo delle cose insomma pesanti, Gobbato, perché Ferrari voleva dei soldi, oltre che poi avere preso in seguito le Alfa Romeo a prezzi bassi e così ha potuto poi creare la scuderia. E dopo questo litigio avrebbe tirato fuori dal taschino il pettine, credo che siano anche quasi venuti alle mani, e poi con quei gesti che si vedono nei film degli anni 20 si sarebbe pettinato i capelli ostentando queste cose qui, e dopo essere riuscito a prendere a Gobbato e all'Alfa Romeo quello che voleva, a papparsi sostanzialmente l'Alfa Romeo con tutto il merito che aveva, e per carità, però da uno che non era nessuno. Questo succede alla fine, alla fine degli anni 30, quindi dopo c'è però questa clausola che esiste ancora oggi nell'imprenditoria, per cui tu quando vieni via per 5 anni non puoi portarti dietro la clientela, il nome di quell'altro, altrimenti è l'altro che ti tira la volata. E quindi lui ha creato l'autoradio costruzioni, che faceva motori ausiliari per l'aviazione, per l'aeroporto dell'Urbe. Erano commesse belliche, anche questo pubblicato nel Diabolico Ferrari, era un'azienda di guerra la Ferrari, e gli operai erano militarizzati e a tutti gli effetti, anche queste cose che non è che non c'è, diciamo, non c'è niente di male, nel senso che c'era la guerra e quindi tutte le aziende che servivano qualche cosa subivano questo destino, non è che sia, che male c'è a raccontare le cose, io non lo so, però insomma da questo a dire che uno stava lì a raccogliere le margherite e faceva dei motori, dei pezzi di motori, come oggi tante aziende fanno dei pezzi di carri armati, e come che ti dica, però sono dei pezzi di carri armati anche se tu vedi solo un otturatore o un qualche cosa del genere. Bene, e allora Enzo Ferrari faceva questo, quindi quella che nasce nel 1940, sì, è una Ferrari perché c'è sempre lui dietro, ma è un'auto avio, l'815, quella dell'ingegnere Alberto Massimino. Questo per dire che sbrigativamente, quando si va a vedere queste cose un po' fatte per compiacere Ferrari e la Ferrari, che lui già quando era bambino disegnava i progetti delle automobili, ma no, è stato un percorso lunghissimo. Enzo Ferrari ha cominciato a fare delle automobili che aveva quasi 50 anni. Quasi 50 anni. È stato fortunato che ha vissuto molto a lungo. Era del 98, è morto nell'88, quindi ha avuto una vita lunga e anche che ha potuto gestire fino alla fine, diciamo, stando lì quasi fino alla fine in primo piano. La prima Ferrari è quella del 1947, quella del circuito di Piacenza, che poi si rompe e poi dopo vince le Terme, il circuito di Caracalla la volta seguente. Questo per dire che nel 32, quando vediamo questa motocicletta, Enzo Ferrari era uno che ancora si era fatto conoscere molto bene, ma si arrampicava sugli specchi. Si era fatto conoscere molto bene perché intanto appunto era diventato giornalista, e era diventato giornalista del Corriere dello Sport di Bologna, era anche consigliere delegato. Enzo Ferrari scriveva benissimo, e sapeva proprio anche scrivere, che comunque è importante. E quindi anche lì, anticipando i tempi, utilizzava la carta stampata per creare il suo mito, il suo personaggio, con tutte quelle frasi, non so, il futuro è di chi lo sa anticipare, tutte quelle frasi che sono le frasi Ferrari che si vedono, che fanno colpo da noi a Modena ogni tanto quando ci sono le mostre di automobili, in lunga strada vengono disseminati questi grandi manifesti con queste frasi che sono tutte suggestive, anche per un giovane insomma sono frasi che fanno colpo perché ti spingono ad andare avanti.
però andare avanti senza appoggi, cioè, innanzitutto ci vogliono delle capacità, questo è ovvio, poi ci vogliono degli appoggi e ci vogliono dei soldi. Allora inizialmente Ferrari crea una prima scuderia Ferrari nel 29 appoggiandosi a degli industriali della canapa che erano i fratelli Caniato del Ferrarese e un industriale di tessuti di Modena che questi erano industriali che avevano voglia di correre, volevano farsi vedere, volevano anche legittimarsi in un modo che non fosse solo quello di fare occuparsi di tessuti, occuparsi di canapa, fare qualcosa di più. E il Tadini si chiamava questo, che è stato anche un discreto pilota. Poi questa società però non va più avanti, c'era un altro che non era un parente, Ferruccio Testi, ma era un fotografo, una figura importantissima. Testi è stato uno dei primi a fotografare e a capire di fotografare tutti. L'archivio Testi, che poi l'aveva preso Zagari, adesso poi dopo la morte di Zagari, adesso non so adesso chi l'abbia, se l'abbiano venduto gli eredi. L'archivio Testi comprendeva di tutto e di più, tutti i momenti di lui seguiva Ferrari, seguiva il calcio, seguiva, ma soprattutto fotografie che però erano importantissime per documentare i primi anni dell'attività Ferrari, ricordatelo, ed era ricco Ferruccio Testi e anche lui era dentro questo primo consiglio che gestiva la prima società Ferrari. Nel 31 rifonda la scuderia Ferrari e qui ci avviciniamo a questo anno 32 e la rifonda grazie a un industriale più ricco ancora, che è il conte Carlo Felice Trossi di Biella, e questo quando si dice Biella negli anni 30 vuol proprio dire quasi l'oro messo nelle magliette del tempo, perché insomma era proprio il giro dei tessuti, erano nate le prime scuole tecniche, la prima forse in assoluto sono questi opifici che hanno la scuola per addestrare gli operai proprio a Biella, cioè si vede ancora questo grande edificio quando si va là. E altri ancora, e Trossi era anche un pilota, aveva corso anche la Mille Miglia, aveva creato dopo in seguito un aeroplanino, anche tante cose, e soprattutto paghe, poi un conte, cosa che non guasta, perché guardate con questo ambiente qua anche delle motociclette, gira e rigira, di conti ne trovi tanti, quindi insomma, non sembra anche la nobiltà aveva la sua importanza. E però Ferrari rimane sempre uno che se ti va male il conte ti saluta, poi perché cioè, sei uno che poteva dare l'impressione, e però lui era capace, lui riusciva poi a convincere, a vincere anche, ma se la cosa non fosse andata bene sarebbe sembrato un abbindolatore, uno che insomma stava lì solo a sparare le fanfaronate, quindi era un po' sempre sul filo del rasoio. Che cosa fa però Ferrari? Non solo ci cerca chi gli dà i capitali per mettere in piedi la scuderia, perché a lui le motociclette servono per rafforzare ancora di più la scuderia automobilistica, che come ho cercato di spiegarvi era ancora una realtà grossa perché c'erano queste straordinarie Alfa Romeo, ma debole perché l'Alfa Romeo andava pian piano ritirandosi, lo manifestava già. Lui non era ancora nessuno, lui cercava di accreditarsi, aveva fatto una prima carrozzeria Emilia, Modena già negli anni 20, e poi anche lì nel libro Lancia, Bazzi e Ferrari ho ricostruito al suon di timbri e di bolli, ogni volta cercava sempre di più di far vedere che metteva in moto che insomma se per esempio c'era il negozio vicino dell'Alfa Romeo che sembrasse che fosse il suo, e poi dopo allora l'Alfa Romeo vedendo questa pubblicità in diretta quasi sicuramente, mi sembra di essere lì a sentirlo dire, gli diceva, beh però se tu ci metti anche nelle prossime cose, allora lui ai nuovi clienti diceva, io sono autorizzato dall'Alfa Romeo, e un gioco di immagini, un gioco di specchi che però rendeva quello che oggi fa la gente quando si inventa una carriera, qualcosa senza essere nessuno, per ti arrampichi così cercando di arrivare al tuo obiettivo. E nel 31 però lui ha questa immagine che ha creato, però non ha ancora niente, ci vogliono i tecnici, e lui riesce a portare dentro l'Alfa Romeo, che poi vuol dire portare verso di sé, e uno riuscirà a portarlo addirittura a Modena, due tecnici che sono straordinari, tecnici anche per poco, comunque uno era un tecnico, l'altro era un ingegnere, uno è Vittorio Iano che è stato il creatore della P2 e tutti, e l'altro è Luigi Bazzi, che non è da meno, era, dopo adesso non voglio divagare, ma comunque dopo se c'è tempo ve ne parlo. E Bazzi seguirà Ferrari a Modena, lasciando l'Alfa Romeo i primi tempi, a riprova di quello che ho detto, fino al 47 anzi, come dipendente Alfa Romeo.
Anche durante la guerra Bazzi aveva un'esperienza straordinaria, perché durante la prima guerra mondiale era stato capo meccanico della squadriglia di combattimento della Fiat per l'aviazione. Erano quei periti, i primi periti italiani, si era diplomato nel 1908 a Novara, all'Istituto Omar, che voleva dire essere super ingegneri ai tempi, infatti era richiestissimo dappertutto. E quindi quando viene richiamato alla seconda guerra mondiale torna a andare sugli aeroplani e risulta come dipendente Alfa Romeo, perché infatti Ferrari non aveva dipendenti che venissero dall'Alfa Romeo, lui aveva degli operai per l'auto Avio Costruzioni, che poi nel 47 diventa Ferrari S.p.A. in quell'anno lì. Allora ha tutto in mano, ha i piloti, però anche lì ha i piloti, ma non ha come pagarli, perché questi piloti volevano poi, se erano a tasse un volare, sicuramente un volare correva gratis, basta che uno gli desse una macchina, che fosse una macchina anche non quella vincente, però con un volare era come Ferrari, cioè ci sono stati degli scontri, delle cose terribili, quindi stavano poi insieme, poi un volare andava via, poi dopo ne sono saltati fuori tanti altri. Ma questo per dire che era tutta una cosa fluida, tutta una cosa che poteva anche svanire dall'oggi al domani. Poi non dimentichiamo che insomma la guerra scoppia per noi nel 40, però ci sono le inique sanzioni prima con l'Etiopia e poi insomma già all'inizio del 30 in realtà si cominciavano a avere le avvisaglie del cambiamento dei tempi. C'era stata la crisi del 29, voglio dire, era un mondo che a noi può sembrare che uno fa e ottiene A, no, era che tu non sapevi cosa poteva succedere. Allora Ferrari cosa fa? Prende la cronaca di questa gara che aveva visto vincere, e questo del Gran Premio d'Europa del 32 a Roma, aveva visto vincere Carlo Baschieri nella classe 175 modenese. Carlo Baschieri, adesso non è che io l'abbia portato apposta il nome, però purtroppo anche a Modena nessuno se lo ricorda, vabbè, insomma, nei libri che ho fatto io, ormai i libri su Modena li ho fatti io e sicuramente ho dato a Baschieri. Baschieri è stato campione d'Europa, che voleva dire campione del mondo anche allora. Poi ogni tanto doveva perdere perché lui correva con la Benelli e Tonino Benelli doveva vincere lui, che era un ottimo pilota anche lui, però c'erano litigi anche lì se Baschieri vinceva troppo e quindi anche lì doveva insomma cedere ogni tanto. Era un gran pilota era Carlo Baschieri dai risultati che ha avuto, poi dopo è stato concessionario della Benelli, è tornato a Modena e anche concessionario anche legato comunque al mondo di Ferrari. Nella classe 250 vince chi vince mi sembra lì la moto Guzzi, nella 350 l'Italia non correva e nella 500 vince la Ruggia. E conclusione, insomma, per dire dei grandi nomi, di marchi, di cose così. Ferrari, 4 giorni dopo, il 21 aprile, che poi attenzione, perché lui ha scritto, adesso non voglio essere troppo poi cattiva, però mi diverto troppo quando so sulle tracce di Enzo Ferrari, perché mi stuzzica vedendo, capendo i ragionamenti, almeno direi di sì, perché vedo che i conti tornano. Lì c'è la foto con Balbo. Balbo sapete che probabilmente è stato ucciso dal fuoco amico, perché Balbo aveva appena partecipato anche a Ferrara a una manifestazione perché era stato defenestrato il federale, mi sembra che si chiamasse Ravenna, che era un ebreo, quando ho cominciato proprio a partire le leggi razziali che in Italia sono state introdotte così un po' all'acqua di rose, però di fatto dovevano diventare operative, quindi lui era in aperta opposizione a Mussolini in quella fase lì, aveva un credito incredibile, dopo l'aveva spedito in Libia, ma Balbo, trasvolatore dell'Atlantico, ma ancora oggi se lo ricordano, aveva fatto delle robe, perché allora nell'aeronautica fra gli alianti e gli aeroplani, cioè abbiamo fatto fare l'impresa a Munsen quando è andato sul polo, cioè dopo è vero che è anche morto grazie ad andare a cercare Nobile, ma comunque insomma, a parte quello, eravamo una potenza, perché dopo poi col silenzio che c'è dovuto stare in seguito sul fascismo non si è potuto riflettere su queste cose, che non vuol dire essere favorevoli al regime, vuol dire capire cosa è successo. Invece siccome è mancata la riflessione, ci mancano i pezzi per capire cosa possa essere successo dopo, se uno non si arriva a cercare lui. Quindi questa foto dove lui si fa fotografare con quello che poteva essere contro quello là, eccetera, e scrive
cosa c'era scritto? Pilota motociclista di razza. A me quello di razza, perché era proprio il momento dello scoppio dell'introduzione delle leggi razziali. Quindi secondo me, se la didascalia, come avete detto voi, viene da Enzo Ferrari, e direi di sì perché il libro è stato fatto lui vivente, c'è un input, qualche cosa, sì, è a doppio senso quella battuta lì. Allora lui, 21 aprile, pensando che siamo in questo contesto, Natale di Roma, non è una data qualsiasi, manda dei piloti che in realtà sono gente che va per conto proprio. Uno dice: domani andiamo a mangiare lì, tu vieni, aspetta che sento se viene anche quello là, lei ce l'ha la macchina, viene, sì. E vanno lì, li raduna, li copta e li manda a correre al circuito Pietro Bordino di Alessandria, che già il fatto che fosse Alessandria, avete visto in Coppa Italia, cioè c'è andata all'Alessandria, altro che Pistoia, cioè, ha fatto proprio epoca, quindi figuriamoci nel 1932. Era una gara valevole per il campionato, per l'eliminatoria del campionato regionale di seconda categoria, cioè nulla. Lui li raduna lì, fa questa foto, cioè purtroppo, con la Pirelli, vedete, la Rouge, i vari, che poi adesso i nomi ve li andate a cercare, lui, naturalmente in posizione anche da manager, e che cosa fa? La fa pubblicare un articolo, questo esce dopo sul motociclismo, un articolo in coda a tutto quel resoconto della cosa, per cui alcuni di questi piloti avevano corso 4 giorni prima, è proprio una questione matematica, aritmetica, per la proprietà transitiva, chi leggeva diceva: allora Ferrari era anche al Gran Premio d'Europa, perché si va a correre con quelli lì, e trasforma questa gara insignificante in un esempio fulgido di come il motociclismo resiste agli attacchi, e non, che poi l'aveva scritto lui, perché era lui che scriveva questi articoli, qualche volta li scriveva qualcun altro, che era però sempre come canestrini sotto il suo cappello, ma l'aveva scritto lui. Da quel momento in poi è chiaro, esce su Motociclismo, che allora era la rivista più importante, quindi buca subito l'attenzione di tutti, anche perché comunque era quel Ferrari che correva, faceva correre, faceva vincere. E nasce così il mito di una scuderia Ferrari, che in realtà non esiste, perché questi sono piloti che corrono con le proprie motociclette o con delle motociclette prese in prestito, e uno e via di seguito. E siccome erano bravi, lui ha nominato, era lì nella fotografia, Giordano Aldrighetti, che è inseparabile, diciamo, da Aldo Pugorini, sono stati anche campioni d'Italia con le rugge della scuderia Ferrari. E sono morti tutti e due, Aldrighetti nel 39, a proposito delle Alfa Romeo, anche lui, neanche a farlo apposta, però muore, forse spinto anche, può darsi, da Ferrari, passare a correre a correre. E Pigorini era morto nel 36, quindi sono morti tutti e due, e sono un bellissimo esempio di amicizia, perché erano proprio due concorrenti, ma con amici, che si aiutavano molto, almeno questo risulta dalle cronache, quindi sono sempre insieme. Poi aveva Francesco Severi, che era uno di Modena, credo anche lontano parente, che poi è diventato collaudatore. Poi aveva Piero Taruffi, ma Piero Taruffi era uno che faceva gara per conto suo. Piero Taruffi era un ingegnere, Piero Taruffi era quello che aveva fatto la rondine, che poi è diventata la Gilera, cioè Piero Taruffi non stava, si prestava perché gli piaceva questa cosa, ma era uno grandissimo sia di auto che di motociclette. Aveva però la Norton, e faceva comodo avere nel pacchetto della scuderia, che appunto non era una scuderia, nel senso come potevate forse o potevamo intenderlo noi, e c'era anche questa Norton. E che cosa fa Ferrari? Fa però una cosa che non è proprio il massimo, questo qui anche. A Modena, questa è un'altra storia ancora, a Modena di quell'altro mio libro su questo Vittorio Guerzoni, il costruttore delle moto Mignone, era delle biciclette a motore. Vittorio Guerzoni era uno nato nel 1870-80, quegli anni lì, in un paesino vicino a Modena. Poi va a Modena, va a lavorare nelle primi negozi, quei negozi dove vendevi dal grammofono la latta di con l'olio, c'era l'olio differente da quello di oggi, però c'era, e le biciclette, e comincia a fare le riparazioni delle biciclette, però sognava di andare sui primi motori, che allora se ne vediamo pochi, poi anche in Italia, Modena in particolare. Siccome non c'erano, va a Torino,
A Torino studia alla scuola serale, va in questi garage, allora c'era tutto quel giro di gente che era stata espulsa dalla Fiat, che aveva preso, a partire dai fratelli Cegrano, e ha preso tutte le introduzioni dei motori che avevano fatto loro Bernardi, tutti aveva preso tutto, irretendoli un po', facendoli andare a, che ha fatto così, alla Fiat ha fatto così, nel 1898 si costituisce la società solo per sfruttare delle invenzioni che sono di altre persone. Infatti Cegrano viene preso dentro e poi dopo viene lasciato fuori, perché dentro quell'ambiente lì si dice che non vai bene, insomma viene poi dopo, che è lo stesso con Enrico Bernardi. Però l'ambiente c'era, allora c'erano tutte queste case automobili a Spa, la Rapid, la Scat, che erano tutte in realtà emanazioni dei Cegrano che continuavano a progettare, alla fine era sempre loro. E Guerzoni fa un'esperienza grossissima lì a Torino, oltretutto si diploma, poi va anche un po' in Svizzera. Quando torna a Modena apre un garage, perché all'inizio tutti avevano i sogni, anche Ferrari quando ha fatto il garage Emilia, tutti avevano il garage, perché il garage voleva dire in realtà un posto dove tu potevi intanto avere i soldi di chi ti dava le prime macchine che giravano, insomma è chiaro, no? Ma soprattutto potevi mettere le mani su queste macchine per la manutenzione, per la carrozzeria, potevi fare qualche cosa anche, soprattutto nelle carrozzerie, perché quella di Ferrari si chiamerà carrozzeria Emilia. Anche tu di tuo, che senz'altro era meno impegnativo, allora c'era poi la tradizione da noi a Modena dei battilastra, quelli che dell'alluminio che venivano dalle Caproni, cioè era un mestiere che uno poteva imparare, mentre invece andare a fare un motore era una cosa differente, non è che potesse saltare fuori dall'oggi al domani. E Guerzoni apre questo garage che poi diventa la fabbrica delle biciclette, delle moto Mignon, che poi in seguito diventeranno questi motori, motori Guerzoni, anche li commercializza, e poi i motori delle Taurus, le moto Taurus che erano fatte a Milano col motore, quindi è un costruttore. E io ho fatto un libro che ho voluto intitolare Vittorio Guerzoni, l'uomo che inventò la città dei motori. Scusate, non è stato Enzo Ferrari a inventare Modena, nel senso che il primo è stato Vittorio Guerzoni. Allora, che cosa succede in coincidenza con tutte queste cose? Ferrari va, adesso qui non possiamo avere la certezza matematica, ma insomma è ricostruito in modo attendibile, da Vittorio Guerzoni, che era un signore anzianotto, già ben posizionato, era uno onestissimo. Pensate che quando durante la seconda guerra mondiale, a ridosso dello scoppio della guerra, c'erano gli ordini di reperimento dei veicoli, di requisizione dei veicoli, lui era stato incaricato di andare a prendere, cioè voleva dire fare dei soldi su queste cose. E lui più o meno ha mandato una lettera che secondo me era anche accompagnata, doveva essere accompagnata da un certificato medico, per dire che non voleva andare, l'unico caso in Italia credo di uno che ha rifiutato di andare a fare le requisizioni, quando c'era la corsa a andare a prendere di tutto e di più. Quindi Guerzoni era questo tipo di persone, che però dopo era nelle biciclette a motore del tempo, definito con degli articoli riportati in quel libro lì, che però è quello che è adesso il book, perché è esaurito, a piena pagina, il trionfo e vanto di Modena, un'officina, perché poi aveva delle macchine, perché questi artigiani si inventavano i macchinari con i quali poi riuscivano a perfezionare i loro prodotti, quindi era una cosa che non aveva mai fine dal punto di vista dell'eccellenza. Però probabilmente si era un po' stancato di questi motorini 125, 175. Arriva Ferrari e gli dice: perché non facciamo una 500, un motore 500? E lui: sì, perché il motore l'ha fatto Guerzoni, ha fatto quel motore lì, però un motore che si sarebbe dovuto chiamare Dux, perché comunque Ferrari non si è mai fatto fotografare con la camicia nera, e sicuramente era tutto tranne che fascista o comunista. Lui pensava a se stesso e usava a destra durante la guerra dei tedeschi metà fabbrica e i partigiani nell'altra metà, cioè i tedeschi metà fabbrica e gli altri, ma proprio fisicamente era stato anche condannato a morte.